Con Matteo Zucchetti al termine di questa gara 1 dei play-out permanenza della massima divisione 2023-2024, vinta, mi pare di poter dire, meritatamente da Monza. Complimenti per la tua doppietta e per la vostra prestazione. Era tanto che cercavamo un risultato positivo e sapevamo che stasera non sarebbe stato facile, perché comunque è una pista abbastanza difficile. La voglia di riscattarsi anche delle Braganze era, si vedeva che era anche alta la loro, quindi non era facile. Siamo riusciti, diciamo, a avere la testa di tenere sotto il 2-1 e di colpire, diciamo, ecco, quando è stato possibile alla fine chiudere la partita. Il Braganze forse è stato penalizzato oltremodo dall'infortunio lì di Facundo Posito dopo poco più di 9 minuti e mi pare sia all'ospedale per accertamenti, il colpo in testa, ci auguriamo ovviamente non sia nulla di grave. E voi adesso con questa vittoria, confidando anche nella formula giusta dei play-out che premia ovviamente i punti conquistati in stagione, siete a 14 punti e avete una sorta di virtuale match point sabato prossimo con il Giovinazzo, anche se sarà durissima. Sì, non sarà facile anche in casa nostra, nonostante la nostra pista. Giovinazzo sicuramente verranno agguerriti, data anche una vittoria nella regular season, ma ovviamente noi daremo il massimo per cercare di vincere, insomma, e chiudere questi play-out, che comunque quest'anno è stato un anno difficile e forse potremmo fare di più e cercare di chiudere il play-out. La vostra stagione ha risentito forse del doppio impegno in Europa che vi ha condizionato? No, non credo. Non è stato assolutamente, diciamo, colpa della Champions. Comunque siamo una squadra... Anzi, è un'opportunità ovviamente, no? Oltre ad essere un'opportunità, comunque siamo una squadra tutta di giovani. Che su 10 comunque abbiamo 6 professionisti, quindi... Non penso sia il problema della Champions. Giustamente ci sono state molte partite che magari abbiamo perso di un gol o almeno di lì pareggi, punti persi per strada che magari avrebbero potuto, diciamo, condizionare totalmente diversamente il campionato. Nella vostra stagione c'è da incorniciare anche il pubblico che vi segue sempre con passione, molto numeroso. È importante giocare in palazzetti con il sostegno del pubblico, vero? I tifosi, almeno personalmente, insomma, cambiano anche il clima della partita, danno comunque una mano, per cui è sempre un piacere avere i tifosi a fianco e giocare soprattutto in palazzetti con tante persone, insomma, è anche un bene per questo sport, che comunque negli ultimi anni sempre meno squadre, sempre più squadre, magari con meno tifosi, meno persone che comunque seguono questo sport, tutti giovani. Che invece è uno sport bellissimo e meriterebbe, esatto, di essere galvanizzato e seguito. Grazie Matteo per la disponibilità e buona finale di stagione. Grazie.